Bella a tutti ragazzi, eccomi con un nuovo episodio su Dark Souls, della soluzione completa. Allora, innanzitutto devo dirvi una cosa, questo episodio sarà pallosissimo, quindi se volete saltarlo, saltatelo. Però vi faccio vedere praticamente tutto. Essendo soluzione completa, purtroppo alcuni episodi saranno abbastanza pallosi perché devo far vedere tutto, tutto, tutto. Comunque qui... Mi giro un po' la zona dal secondo fallo alla foresta dei giganti per andare a recuperare varie cose. Questa è chiusa, ad esempio, e ci vorrà una chiave che vi faccio vedere dopo dove andare a recuperare. Vi faccio vedere poi anche, esatto, questa porta qui poi è importante per più avanti. Insomma, vi farò vedere perché è importante quella porta lì. Comunque, niente. Adesso cominciamo a girarci questa zona qui. Vediamo un po' di cose. Direi, sì, andiamo su dall'albero. Magari quella zona lì a destra, la lascio per dopo. Prima vi faccio vedere esattamente com'è tutta la zona. Intanto ci sono questi stronzi, vaffanculo, muori. Devo dire che questa zona qui mi ricorda tantissimo, se avete giocato Dark Souls 1, ovviamente il borgo dei non morti. E effettivamente, pensando... Che cazzo era? Ah, che figata. No! Cazzo, il persecutore! Non mi ricordavo che salendo lo rilanciava. Che storia! Ah, ti chiama fanculo. Allora, praticamente questo qui è uno dei due boss. Scusate se avete sentito in sottofondo il casino, ma avevo il volume alto dell'Xbox. Sì, dello schermo, quello che è. Questo qui è uno dei due boss, oltretutto uno dei boss che io odio in assoluto. Ci ho messo di più a farlo perché non avevo capito che bisognava schivare e non parare. Si chiama Persecutore ed è un bastardo allucinante. Guardate quel tipo lì che non cade giù. Sta camminando da solo. E direi che affrontarlo adesso non è il caso. Quindi adesso secco questo. Tac. Muori. E Persecutore lo lasciamo lì. Tanto... Boh. Su mi curo. Vediamo un attimino. Gli tiro la... Ah, è sparito. Bon, quindi adesso saliamo di nuovo su. Allora, state attenti qua. C'è sempre questo tizio qui che vi tira le bombe infuocate. Se siete giù, quindi andate su e killatelo immediatamente. Ok, poi adesso andiamo giù. Facciamo fuori due tipi. Occhio quello nascosto a destra. Allora, devo dire una cosa. Il mio consiglio è quello di non fare subito questa zona, o meglio, di passare veloce in questa zona, raccogliere tutte le cose che vi faccio vedere e poi andare direttamente alla torre di Eide, fare i due boss, potenziarsi un po' e poi tornare qui e fare questa zona come seconda zona. Perché è un po' più incasinata. O meglio, i nemici sono un po' più agguerriti rispetto ai tipi di ferro, che sono lenti e facili da uccidere. Qua trovate Pate. Hello there. Well, oh hogwash. My name is Pe. My journey hither. Be careful out there. Di qua e di là. Oh yes. There's treasure in there for certain. I saw the same design earlier. I was Questo with vi his dice che c'è warrior, dentro you see. The un rather tesoro. brusque Un fellow tesoro, se tried to entrate poi la swipe the lid. porta I still have to si gently. chiude, quindi I'll leave this state one to you. attenti. Ci andiamo I'll dopo. leave this Non è che one ci to you. penserò io. Ok, perfetto. I'll leave this one. Sì, non ci pensi tu. Vabbè, vabbè. Allora, vediamo un po' qua cosa c'ho. Ah giusto, qua c'è una roba da recuperare. Fiore verde, quello per recuperare energia. Mai usato. Mai usato.
Allora, qui c'è un bestione da killare. Eccolo lì. E occhio ai tipi sopra che vi tirano, come avete visto, le bombe infuocate, mi raccomando. Allora, per far fuori quel tipo qui c'è una tecnica particolare, nel senso che o lo affrontate tranquillamente, se no, se volete divertirvi, tirate una bomba infuocata in mezzo ai bidoni di polvere da sparo che esplodono e quindi coinvolgono anche il posto. Come volete fare voi, se volete divertirvi un po', lanciate la bomba esplosiva. Allora, qua vi faccio vedere questa cosa qui, questo albero qui che è un gigante addormentato, e purtroppo non è successo nulla. Allora, intanto prendete questo. Allora, questa zona qui ve la rifarò vedere molto più avanti nel gioco, quindi per ora lasciatela stare perché non avete un oggetto che vi permette di fare quello che dovete fare. Allora, intanto affrontiamo Giovannino qui, la tartaruga ninja, Raffaello, e intanto questi qua che mi spammano bombe atomiche. Allora, lo atterriamo. Dai, vieni, bello. Tanto ci curiamo un attimino. Ok, questo qui dà un colpo forte. Occhio 3 e 4 con questo. Ecco, io non avevo calcolato il quarto colpo. Attenzione perché ne fa 4, eh. Questo lento. Sumo. Ok, questo è quello lento. Potete anche a girarlo, eh. Questo. Tac, morto. Perfetto. Questo è sistemato. Poi vi faccio vedere un'altra zona qui. Attenzione, ci sono queste balestre, sono cariche, quindi track, passate dentro, lo attirate, correte fuori. Perfetto, è morto. Ok, poi li affrontate. Se volete, io vi consiglio di affrontarle uno a uno, cioè correte sulla scala e li aspettate. Magari se avete le frecce li bersagliate dall'alto. Adesso proviamo a affrontarli, così. Sono bastardi, perché con questo scudo è un casino, non tiene un cazzo di colpi. Allora, dai, su. Dai, che li ammazzo tutti e due, affanculo, dai. Ok. Rottura di cazzo, ragazzi. Che rottura di palle. Bon, vediamo se di andare a recuperare la nostra roba. Drac, struck, strack, strick. Uccidere, killiamo questo. Poi killiamo anche questo, andiamo. Ok, ha dato il colpo. Questo qui, quando dà il colpo lì, poi potete agganciarlo. Sotto ci sono delle salamandre infuocate, ma ve le faccio vedere dopo, magari, o nel prossimo episodio ve le faccio vedere. Anzi, sicuramente nel prossimo episodio vi faccio delle salamandre e vi spiego anche un po' di cosine. E vi faccio. Oh, pericolo! Vi faccio vedere anche questa zona qui. Magari dopo che ho comprato un po' di frecce, andiamo a esplorare anche quella zona lì perché c'è un altro NPC. Andare a scovare nascosto dietro le cose. Ma intanto killiamo questo Barbagianni. Ok. Sbang! Quasi morto. C'è un oggettino, vediamo se riesco a raccoglierlo. Armatura del soldato vuoto. Ok, vediamo. Mi sa che è più forte la mia mantellina dell'arcidrago, infatti. Una figata. Ok, allora uccidiamo anche questo giovanino. Sbam! Su. Ok. Poi, oh, bomba infuocata. Facciamo fuori questi due. Ta-ta-ta. E andiamo a recuperare il nostro superpotere. Stornato. Orca. Vedete, senza scudo poi bisogna stare attenti a questo qui perché è bastardo. Ah, la barda ha una portata molto molto ampia, quindi bisogna stare attenti. È lenta ma ha una portata abbastanza ampia.
Allora smettere di dire sbam, cavolo. Ma mio amico diceva sempre sbam, ormai track. Ok. Massimale l'ho già spiegato, tanto recuperiamo l'erba verde. Ok, allora. Proviamo a vedere questa zona. Anzi, sì, dai, intanto teniamo questo. Concludo qua un attimo e ci ribecchiamo col prossimo episodio. Bella a tutti, ragazzi.